Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io attualmente mi trovo sull'aereo diretto ad Oslo e ci vorranno ben 3 ore per arrivare. Il mio amico di avventura di questo viaggio sarà lui. Buonasera ragazzi. Antonio, che attualmente stiamo per partire, mancano 6 minuti e noi ci vediamo direttamente all'atterraggio. Spero che l'audio si senta bene. Signori, bentornati. Per voi saranno passati soltanto un minuto, invece per noi sono passati ben 3 ore dopo che abbiamo quasi perso l'aereo, dopo che abbiamo quasi perso il taxi e dopo che non abbiamo trovato subito la stanza dove siamo ora in questo momento. Adesso vi faccio un mini tour della stanza qui ad Oslo. E qui siamo in un ostello, precisamente. Allora, questa è la cucina, questa è l'entrata. Questo è il bagno, qui c'è l'armadio, qui c'è il mio letto, quello di Antonio, le mie valigie, qui il tavolo dove appena siamo arrivati e qua ci sono altri 2 letti a castello totalmente inutili. Qui c'è Antonio e questa è la nostra vista su Oslo Centro. Piove molto e pioverà anche domani. Per questa sera è tutto, noi ci vediamo direttamente domani mattina all'esplorazione di Oslo. Per voi sarà un semplice frame, per me sarà una notte intera. Ci vediamo domani. Buongiorno amici, siamo appena usciti dalla nostra stanza e piove e ora dobbiamo andare al supermercato per acquistare qualcosa da mangiare e anche qualcosa da bere. Ragazzi, ci troviamo all'interno di un supermercato norvegese. Adesso vediamo quanto costano le cose all'interno dei supermercati norvegesi. Pasta Barilla spaghetti 29,90 NOK, che sono 3 euro. Definirei un prezzo ragionevole. Qui abbiamo tutta la parte di cosmetica. Qua la Coca-Cola, che qui costa ben 3,10 euro, la Pepsi, qui hanno anche la Pepsi Lime, qui c'è l'acqua che costa più della Coca-Cola, acqua Farris 2,60 euro, no, costa meno della Coca-Cola. Sono questi bottiglioni da 2 litri, quelli che abbiamo appena preso. Qui altre bevande, succo di frutta 3 euro, i tuc 3 euro, qui c'è il latte al cioccolato già pronto. Anche qui ci sono i succhi già pronti. Allora ragazzi, abbiamo comprato con le 2 bottiglie d'acqua, abbiamo speso ben 5 euro per 2 bottiglie d'acqua di 1 litro e ora ci dirigiamo verso Starbucks per fare colazione. Attualmente ad Oslo qui piove, questa è la strada dove siamo noi, questo è Antonio, ora bisogna attraversare. Tutto chiuso attualmente, che sono le 8 del mattino, qui c'è un barbiere, ragazzi. Attualmente ci troviamo all'interno di un parco, alla fine da Starbucks non ci siamo andati più perché era chiuso, ci andremo dopo. Qui in questo parco c'è
il giardino botanico offerto dall'Università di Oslo e adesso vi porto insieme a noi. Questa è la strada principale, la salita, tutto attorno. Quella che vedete lì in fondo è l'entrata. Qui c'è un piccolo ruscello, lì c'è il laghetto, questo è il giardino botanico offerto dall'Università di Oslo con tutte le varie etichette che spiegano che tipo di piante sono. Adesso noi saliamo lì e vediamo cosa c'è. Ok ragazzi, siamo saliti, questa è la vista da qui. Stupendo ragazzi, guardate qua, questa è la vista che c'è qui. Qui ovviamente di lato sempre le varie piante con la descrizione. In questo parco vengono a fare anche attività fisica, da quanto abbiamo potuto vedere è enorme. Lo scoiattolo? Sì. Sì. Dove? Lì sul ramo, non so se lo vedete. Eccolo. Eccolo. Eccolo lì, piccolo scoiattolino. Adesso noi continueremo per di qua, a destra. Qui andremo lì in fondo. Poi torneremo indietro e andremo per di qui. Ma secondo me questo è un giro a cerchio, a tondo. Quindi ci ritroveremo di nuovo qui. Siamo arrivati qui, dove c'è questa piccola fontana, questa casa, questa reggia, non abbiamo capito che cos'è. Questo parco è enorme, infatti sa che tra poco ce ne andiamo perché non possiamo stare tutta la giornata qui dentro. Guardate qui, e lì c'è Antonio che fa le foto. Adesso andremo via da qui, proseguiremo, devo perdere lì. Sicuramente troveremo l'uscita, qui c'è la fontana e andremo a fare finalmente colazione. Ragazzi, siamo ancora all'interno del parco, qui davanti a noi c'è l'orto, le due serre dell'Università di Oslo. La prima è questa, la seconda è questa qui, molto più grande. E lì c'è un'altra struttura che a breve andremo a visitare e anche lì un'altra struttura. Questo è tutto quello che c'è attorno a noi. Abbiamo finito la nostra visita al giardino botanico, adesso andiamo a fare colazione e ci becchiamo da Starbucks. Siamo ritornati in centro d'Oslo. Comunque qui ad Oslo stanno solo e soltanto Tesla e soltanto macchine elettriche. Stiamo aspettando il semaforo per passare e ora direzione Starbucks possiamo passare. Qui ci sono addirittura anche i taxi Tesla. Dopo, se lo riesco a riprendere, lo faccio vedere. Ecco, qui una macchina elettrica che si sta ricaricando. Qui ci sono stazioni di ricarica ogni 200-300 metri. Ragazzi, siamo arrivati da Starbucks. Abbiamo ordinato. Adesso stiamo aspettando che la cameriera ci porti tutto. Per due cioccolate calde e due cheesecake abbiamo pagato ben 244 corone, che sono 25 euro. E ora aspettiamo che ci porti tutto. Questo è lo Starbucks all'interno. Ecco la nostra colazione: cheesecake, cioccolata calda grande, acqua. Questo è il nostro scontrino, abbiamo pagato ben 244 corone e adesso si mangia. Signori, siamo usciti da Starbucks, è uscito anche il sole, ha smesso di piovere finalmente. Adesso la nostra direzione sarà andare un attimo al supermercato, poi dopo direzione fortezza e dopo ancora al Palazzo Reale, ma vi farò vedere tutto dopo. E adesso siamo in una piazza, qua siamo appena usciti da Starbucks,
qui dietro di me c'è questo super locale. E niente, adesso giriamo. Ragazzi, prima di andare alla fortezza, vado a pranzo da Fly Chicken. Questo è il panino di Antonio, questo è il mio panino Coca-Cola e questo è il locale. Questa è una catena americana, Fly Chicken. Abbiamo appena finito di mangiare, per due panini e due Coca-Cola abbiamo speso ben 35 euro. Adesso andiamo al supermercato, poi sosta in hotel e subito dopo andiamo a vedere la fortezza e il palazzo reale. Siamo all'interno di un altro supermercato, questo in teoria dovrebbe essere la Coop e ora lo mostro. Qui c'è il tipico salmone norvegese, tonno, qui c'è il tonno, qui c'è il salmone, questa è la marca tipica norvegese, qui. Costa 13,50 NOK. Qui c'è il caffè, vari tipi di caffè. Muesli, Cheerios. Qui ci sono le birre. Questa qua è una birra norvegese, costa 36 NOK. La Corona costa 39 NOK. Signori, sono passate ben due ore dall'ultima clip. Attualmente ci troviamo nel Parco Reale e di fronte a me c'è il Palazzo Reale, dove vive la regina e il re. Adesso ve lo mostro. Questo è il Palazzo Reale. Lì in fondo potete vedere la guardia. Alle 13:30 di ogni giorno c'è il cambio della guardia. Purtroppo sono le 4:10 e ce la siamo persi. E adesso dietro al Palazzo Reale c'è il parco. E ora è il tempo di guardare tutto di qui e poi andiamo al parco, al laghetto che c'è dietro al Palazzo Reale. Ecco qui il Palazzo Reale. Lì c'è la guardia, come potete ben vedere. E lì c'è un'altra guardia che cammina, dove vedete quella piccola casetta bianca. Qui tutti i turisti fanno le foto. Questo è il lago della regina. Uno bagno. E due. Poi qui è in costruzione. E adesso noi andremo da quell'altro lato. Signori, mi sono messo questo bel cappello. Siamo usciti fuori dal Palazzo Reale. Ora ci stiamo dirigendo alla fortezza di Oslo. E attualmente ci troviamo qui. Questa è la vista. Lì in fondo c'è il porto, il mare, lì c'è una barca, non so se la vedete, c'è uno yacht precisamente, e questa è la piazza. Adesso andiamo verso la fortezza e riprendo quando siamo lì. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fortezza, siamo nel parco attorno alla fortezza e a breve ce l'avremo sotto gli occhi. Il tempo di capire dov'è. E arriviamo. Molto probabilmente questa è l'entrata della fortezza. Adesso andiamo per di qui e vediamo cosa troviamo. Esattamente quella era l'entrata. Ecco qui la fortezza, accompagnata da una bellissima nave. Accompagnata da questa nave da crociera. All'interno è chiusa, non si può visitare perché si è fatto troppo tardi, perché sono le 5, quasi le 6, e quindi possiamo vederla soltanto dall'esterno. Questa è la fortezza, eccola qua, in tutto il suo splendore. Proseguendo per di qui,
saliamo, mi sa attorno alla fortezza. Bisogna andare per di qui. Salita un po' ripida. Saliamo sopra e sicuramente infatti sarà una salita super ripida. Quel pazzo la sta facendo con la bicicletta. E adesso noi saliamo. Che ragazzi, stiamo andando su, stiamo salendo la salita. Salendo la salita, signori, si avete capito bene. Qui c'è un altro arco. Questo è sempre la fortezza. E questo è il panorama che possiamo vedere dalla salita. Lì c'è un piccolo terrazzino, mi sa. E adesso proseguiamo il nostro cammino. Ok ragazzi, siamo saliti, non c'è nulla dietro di noi, si continua a vedere la fortezza girando attorno, ma siamo arrivati a un punto con questa vista. Dopo la salita, questa è la vista. Questa enorme crociera davanti, tutto il porto, le navi e Oslo in lontananza. Ragazzi, siamo di ritorno in hotel, sono le 7:05 di sera, mancano 20 minuti per arrivare all'hotel e davanti a me c'è questo, un mega proiettore, anzi è un orologio che piano piano adesso si riempie. E qua c'è Liz Clark, che non so cosa sia, e adesso se si riempie quell'orologio ve lo faccio vedere. Fino ad... eccolo qui, qui sta iniziando a uscire la gente, stamattina non c'era nessuno, anche se qui i locali iniziano a lavorare alle 10 del mattino, quindi l'apertura è alle 10 di qualsiasi tipo di locale, quindi prima delle 10 non trovi nulla aperto se non qualche supermercato o mini market. Per il resto tutto chiuso e intenzione aprire le attività verso le 10. Infatti oggi da Starbucks siamo andati alle 10:30 perché noi siamo arrivati lì alle 9, però era chiuso. Buongiorno ragazzi, sono le 12:30 più o meno. Oggi abbiamo iniziato tardi la nostra giornata perché ieri eravamo veramente distrutti, quindi siamo scesi un po' più tardi. Ora stiamo andando al ristorante. Pozzo. Problemi tecnici. Ora stiamo andando al ristorante e ci vediamo direttamente lì perché la strada è tanta, piove, c'è vento e non posso vloggare. Ragazzi, siamo arrivati al ristorante, siamo riusciti a sopravvivere alla tempesta e al vento che c'è fuori, siamo arrivati tutti bagnati e ora vi mostro il ristorante. Questo è il ristorante dove siamo, abbiamo già ordinato, tra poco ci porta i piatti, ovviamente i tipici piatti norvegesi. Questa è l'acqua, questo è il nostro posto, noi siamo qui e fuori vista porto, un po' più lontano, poi siamo vicino al porto, vicino al mare. Ragazzi, il primo piatto è arrivato, ma l'ho mangiato e mi sono dimenticato di filmare. Quello che è rimasto è questo. In pratica era salmone, c'è ancora qui. Questo è gelatino, questi sono gamberetti piccoli. Poi c'era insalata, questo gamberone enorme. Dopo, adesso vi faccio comparire una foto qui di quello che ci siamo mangiati. Ragazzi, ecco il piatto. Questa è carne di renna e di alce con purè di patate e ketchup. Signori, sono passate un paio d'ore dall'ultima clip, mi sto godendo il viaggio al 100%, quindi non sto registrando molto. Sono appena uscito dal negozio di souvenir, questo è quello che abbiamo speso, poi quando tornerò, cioè questo è quello che abbiamo comprato, poi quando tornerò in Italia vi farò vedere cosa abbiamo acquistato e a fine video facciamo un recap di quanto mi è costato questo viaggio in Norvegia. Buongiorno amici, la nostra esperienza ad Oslo sta per finire e adesso ci vestiamo, scendiamo, portiamo le chiavi alla reception, andiamo alla stazione e poi direttamente in aeroporto che alle 10 abbiamo il volo del ritorno. Ragazzi, siamo arrivati alla stazione, stiamo aspettando il nostro treno che è alle 7:54 e adesso ci vuole un po' di tempo. Questa è la stazione. Torna a noi.
qui ci sono dei binari, si scende lì. È stata un'esperienza fantastica. E noi abbiamo il treno al binario 35 che sta qui. Che bisogna scendere qui e poi dopo vi faccio vedere. Questa è la stazione. Lì ci sono i vari negozi e gli altri binari. E quello è il signore che lavora qui per farti fare il biglietto espresso per l'aeroporto. Ragazzi, siamo al nostro binario, tra 10 minuti arriva il nostro treno. Tra poco deve passare e faremo. Il treno farà una fermata a Lillestrøm per poi fermarsi all'aeroporto. Esatto. Ci sono i binari, questo qui è il nostro, quella è l'entrata e tra 9 minuti arriva il nostro treno. Siamo arrivati a Lillestrøm, prima fermata per l'aeroporto. Parlo piano perché nessuno parla qui dentro. Questo treno sono saliti esattamente 10 controllori per controllare i biglietti a tutti. Amici, sono ritornato in Italia, purtroppo il mio viaggio in Norvegia è finito, mi spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi potete lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale e noi ci vediamo prossimamente con altri video su business, crescita personale o addirittura qualche altro viaggio.